Siamo in collegamento con Stefano Cugini, candidato sindaco per Alternativa per Piacenza, che oggi ha presentato la propria lista di candidati. E quindi ovviamente la domanda è: chi sono questi candidati e da quali anime di Piacenza arrivano? Chi ha scelto di correre insieme a lei? Sì, buongiorno. Oggi, come ho detto, io l'ho presentata a distanza perché purtroppo sono a casa con il Covid, quindi rinnovo a tutti l'invito di fare molta attenzione perché siamo tutt'altro che fuori dalla pandemia. Abbiamo presentato quella che io ho definito il piano nostrano di ripresa e resilienza della sinistra piacentina, il PNRR della sinistra piacentina. C'è un gruppo di persone di estrazione ovviamente di sinistra, che però fanno parte, qualcuno ha esperienze politiche, qualcun altro ha un'impronta prettamente civica, una sinistra, e lo dico nel senso più positivo del termine, di strada, quindi che ha a che fare col volontariato, con tante esperienze che non aveva immaginato all'inizio di esporsi da un punto di vista politico, ma che poi ha apprezzato il percorso di Alternativa per Piacenza. E ha deciso di dare una mano per dare un'opzione a quegli elettori che si riconoscono nei valori di sinistra e che vogliono veramente cambiare l'impostazione della politica, il modo di agire la politica piacentina e quindi non ripercorrere le stesse strade sempre battute. Per cui è una civica della quale sono molto orgoglioso perché si è veramente formata in autonomia, non è stato frutto di calcoli elettorali, di cartelli elettorali, è nata davvero dal basso e si è proposta per sostenermi e ovviamente io ho accettato molto volentieri.